Iniziamo a dire che il Cagliari di Rolando Maran è al 13° posto nella classifica della Serie A con 17 punti, 3 gare vinte, 8 pari e 4 sconfitte. Lo score dei sardi parla di 15 gol fatti e di 19 gol appunto subiti. Con i 15 gol fatti si tratta del 15° attacco del campionato, mentre con le 19 reti subite si tratta dell'8ª difesa del campionato, alla pari di Parma e la stessa Sampdoria in quanto appunto a gol subiti. Contro il Napoli Maran non si dovrebbe discostare dal suo credo tattico consueto, che è il 4-3-1-2, quindi con il rombo a centrocampo che utilizzava anche con il Chievo. La probabile formazione dovrebbe essere la seguente, stante le indisponibilità di Pavoletti, Lico Giannis, Castro, appunto operato al legamento crociato, oltre agli squalificati Serna e Ceppitelli. In porta ovviamente Cragno. La linea difensiva da destra a sinistra dovrebbe essere composta da Faragò, Pisacane, Clavan e Padoin sulla sinistra. A centrocampo avremo appunto Ionita, che è stato recuperato in tempo, Bradaric e poi Barella sulla sinistra. Barella oggetto di desiderio del Napoli nelle prossime sessioni di calciomercato, sì. Poi avremo João Pedro, il trequartista di questa squadra che ama un po' svariare su tutto il fronte d'attacco, e la doppia coppia di attacco, cioè la coppia di attacco sarà composta da Sau e da Cerri. Distinguiamo come al solito, analizziamo le due fasi di non possesso e di possesso palla di questa squadra. In fase di non possesso palla, conoscendo Maran nelle gare che ha sempre fatto quando appunto il Napoli affrontava il Chievo, io credo che anche domani vedremo quella sorta di solito pullman davanti a Cragno al fine appunto di ottenere un risultato positivo, a prescindere da quelle che sono state le dichiarazioni del presidente Giulini. In fase difensiva quindi si tratta di un 4-3-1-2 molto stretto, con il trequartista, in questo caso João Pedro, è una delle due punte che scendono sulla linea dei centrocampisti, quindi a formare una sorta di 4-5-1 molto difensivo, lasciando probabilmente solo Sau ad agire davanti da riferimento appunto avanzato. L'obiettivo ovviamente del Cagliari sarà quello in fase difensiva di creare molta densità in mezzo al campo, con due linee di difesa e di centrocampo molto strette fra di loro per sporcare le linee di passaggio degli avversari e creare molta densità a centrocampo. Nella fase di possesso palla invece è un Cagliari che sfrutta molto gli esterni difensivi, che appunto spingono molto. La chiave tattica di questa squadra in fase di possesso palla è l'uso del cosiddetto rombo di centrocampo nel 4-3-1-1-2, un rombo di centrocampo che è scaglionato, cioè è, diciamo, disposto su più linee di gioco, che sommato alla mobilità delle mezzarie e del trequartista elimina, diciamo, i punti di riferimento agli avversari e di conseguenza aumenta le soluzioni di passaggio di quel che il portatore di palla, che in questo modo avrà più possibilità di sviluppare il gioco in varie zone del campo. Il Cagliari è anche una squadra poi che verticalizza molto, sia per conquistare spazio in avanti sia per rendersi pericoloso in zona gol, quindi una partita per il Napoli da prendere appunto con le molle, e sarebbe appunto opportuno anche in questo caso sbloccarla prima possibile, perché appunto per evitare cose che abbiamo già visto magari in Napoli dello scorso anno, quando appunto ci fu questo atteggiamento ultra difensivistico ad oltranza da parte appunto della squadra veneta, nel quale, ripeto, Maran è un maestro. Sì, tra l'altro il Cagliari non è poi messo così bene in classifica, no. Però non è neanche messo così male, quindi sì, sì. È una partita un po' strana quella di domani, loro potrebbero aver bisogno di punti, però magari se si scoprono un po' Napoli... Sì, no, sicuramente. Ne può approfittare, scusate. Sì. Allora, prima della bastonata, sì. Volevo un attimo collegare...